Buonasera, benvenuti a Recanati in Forma. Apriamo il sipario della terza puntata con la serata inaugurale di Lunaria, l'evento di punta dell'estate recanatese. A calcare il palco di Piazza Leopardi è stata l'artista Irene Granti, che ha scelto proprio Lunaria come tappa inaugurale del suo tour estivo. A seguire un servizio sul Paese dei Balocchi, l'iniziativa per bambini in programma ogni lunedì di luglio in Piazza Leopardi. Migliaia di persone in Piazza Leopardi a Recanati per il debutto di Lunaria, che ha visto ospite l'artista Irene Granti. Serata fantastica ed emozionante con la cantante toscana, che è stata intervistata sul palco da Gian Maurizio Foderaro di Radio 1 Rai. Come non mi hai visto mai tour proprio. È un'Irene Granti ancora maturata, ma sempre allegra, sempre comunque con grande entusiasmo, diciamo. Il cambiamento è perché anche la mia band è cambiata e gli arrangiamenti delle canzoni sono stati tornano attuali, diciamo, anche un po' diciamo levata un po' quella veste troppo ben vestita del pop, ma un pochino più calda, un pochino più cruda volendo, però senz'altro dà un grande risalto ai testi delle canzoni e magari, ecco, noti delle cose diverse nelle mie vecchie canzoni, soprattutto i testi. Debuttare a Recanati è un'emozione particolare in occasione di questa manifestazione per un tour così importante. Sì, sono molto contenta perché è un posto meraviglioso, la piazza è bella, è storica, il posto è senz'altro dai Natali, insomma, ai più illustri italiani, insomma, il grande Leopardi è tra l'altro uno dei miei poveretti preferiti. E naturalmente è un posto dove la cultura è sempre stata vissuta anche dalla comunità e questo, insomma, è una cosa che va a onore alla città di Recanati e quindi fa piacere essere invitati in un contesto del genere dove le persone sono abituate a vedere grandi concerti e grandi insomma, personaggi importanti. Un artista, Irene Granti, che sul palco ha deliziato il pubblico, non avevamo dubbi. Lunaria oramai è un punto di riferimento dell'estate marchigiana, ma io voglio evidenziare soprattutto la solarità, la disponibilità di Irene Granti, che oggi pomeriggio insieme a noi ha visitato la cooperativa sociale La Ragnatela, dove 45 ragazzi e adulti diversamente abili lavorano tutti i giorni. Quindi è una sensibilità da parte sua che sicuramente rende ancora più bello ed emozionante questo inizio di Lunaria. Il taglio è quello che ci ha sempre caratterizzato, cioè focalizzare sulla musica, la letteratura, la parola in genere, la poesia, uno spazio molto più dilatato e un tempo più dilatato che quello che Lunaria offre, perché all'interno delle serate di musicultori i tempi sono molto più stretti, per cui con lo stesso progetto dilatiamo, e l'abbiamo fatto ormai da più di 10 anni con Lunaria, questo appuntamento in cui arti diverse si incontrano sul palco e sono tutti spettacoli originali, nel senso creati apposta per Lunaria. È tornata anche quest'anno, con notevole successo, l'iniziativa Il Paese dei Balocchi, che vede Piazza Leopardi a Recanati trasformata tutti i lunedì di luglio in un grande parco giochi. Partner dell'iniziativa, la Proloco e la ditta Clementoni, azienda leader nel settore dei giocattoli educativi, che ha allestito sotto il loggiato comunale divertenti aree gioco per bambini di ogni fascia d'età. Presenti naturalmente anche giochi gonfiabili, tappeti elastici ed ogni tipo di divertimento per la gioia dei piccoli e dei loro genitori. Beh, è una bella cosa per i bambini, si possono divertire e stare qui tutti insieme, soprattutto questi. Ti piacciono questi giochi? Sì, tanto. E qual è quello che ti piace di più? Le molle, solo che c'è tanta la fila da fare. Sia una cosa interessante, visto che comunque anche per i bambini è una cosa che piace abbastanza.
Un'iniziativa sicuramente ottima, e poi se per i bambini va bene tutto, ci mancherebbe, neanche a dire. Ostacolo riuscito, insomma. Assolutamente, a mio avviso sì, poi mi sembra che basta girarsi un attimo intorno e il risultato direi che è notevole. Signora, cosa ne pensa di questo evento? Carino, bello, interessante, per i piccoli proprio ce lo voleva. Io non esco mai, stasera proprio per i giochi della bimba sono uscita. A voi piace questo spettacolo? Sì. Qual è il gioco che ti piace di più? Andare su gonfiabili. E a te? Sa andare quello lì, sulla ruota, là. In questo periodo è, diciamo, che un po' triste. Queste iniziative fanno molto bene a, diciamo, a tutta la società qui, recanatese. Mi sembra che è stato organizzato bene, noi veniamo già da 2-3 anni, partecipiamo frequentemente e penso che sia una buona iniziativa. Vi piace questo spettacolo in piazza? Molto bello, sì, veramente bello per i bimbi e soprattutto per i turisti. Qual è il gioco che ti piace di più? Jumping, quello là. L'hai già fatto? Sì. Ti sei divertita? Molto. È il terzo anno che la Clementoni partecipa al Paese dei Balocchi, un'iniziativa assolutamente in linea con quella che è la nostra mission, far divertire i bambini educandoli. E questo noi lo facciamo ancora più volentieri perché qui siamo a Recanati e a maggior ragione quest'anno che in cui ricorrono i nostri 50 anni. Quali giochi avete organizzato per quest'anno? Ma come vede c'è tutta la nostra gamma che offre la possibilità di giocare ai bambini dagli 0 mesi fino ai 12 anni ed oltre, dall'area della prima infanzia fino ai giochi scientifici, quindi c'è di tutto e di più del nostro catalogo. Recanati e le Marche, protagonisti a livello nazionale grazie alla trasmissione di Radio 1 Rai Con parole mie di Umberto Broccoli. Da qualche giorno, infatti, lo staff della seguitissima trasmissione radiofonica sta effettuando le dirette da Villa Colloredo Mels. Ancora una volta nelle Marche, ancora una volta in questo paesaggio che secondo me è fantastico, proprio nel senso tecnico della parola, un paesaggio che ha delle architetture geometriche e al tempo stesso ha dei colori che sprigionano fantasia. Nelle Marche, per raccontare le Marche, appunto, con parole mie, facciamo centro a Recanati. È quasi ridicolo che un romano, anche se molto innamorato delle Marche, con un lungo passato nelle Marche, parli delle Marche e di Recanati. Recanati è uno dei centri principali della cultura europea. Basti pensare a Gigli, basti pensare a Leopardi, basti pensare a questi due poli che praticamente con un'arte che comunque sia è trasversale hanno raccontato dalle Marche il mondo. Pensiamo alla visione che aveva lo stesso Leopardi, che aveva Giacomo del mondo, lui chiuso in questo natio borgo selvaggio, che peraltro ha frequentato anche poco perché è stato anche molto in giro, però in realtà ha dato le chiavi di lettura del mondo. Ecco, noi racconteremo, cercheremo di raccontare questo. Con la nostra corriera, quindi la radio è fantasia, andremo in giro per i centri delle Marche per raccontare quello, secondo me, di cui non c'è bisogno. Raccontare la bellezza delle Marche, ecco, di questa cosa francamente non c'è bisogno. La presenza a Recanati di Radio 1 Rai per 2 settimane è un'occasione straordinaria per far parlare della nostra città, per far parlare del territorio della Regione Marche. La radio è un mezzo di comunicazione straordinario, ha creato l'Italia nel dopoguerra e questa trasmissione di Umberto Broccoli vive all'insegna della storia, della tradizione, della qualità. Quindi veramente siamo contenti di poter ospitare questa trasmissione e di poter offrire a tutta l'Italia l'immagine di una città viva, di una città che vuole emergere all'insegna dei suoi grandi figli, Leopardi e Gigli, ma non solo, e di un intero territorio che si muove in spirito di collaborazione per fare del turismo e della cultura fattori di sviluppo economico e sociale. Per questa puntata è tutto, Recanati in forma torna la prossima settimana, grazie per averci seguito.